Adesso invece ho la possibilità di parlare di quelli che sono i miei comici in assoluto preferiti. Io sono cresciuto con loro, con un certo tipo di comicità, la loro comicità, la comicità basata sull'insulto e la comicità basata sulla presa in giro fondamentalmente. Non sarcastica in realtà, non satirica, ma proprio viscerale così, immediata, spontanea. Sto parlando del meraviglioso trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. E in realtà il film che voglio proporvi, che forse è il mio preferito delle loro opere, in realtà non è un film. Non è un film, ma l'hanno dato talmente tanto in televisione, eccetera, che ho deciso di reputarlo tale. In realtà è un loro spettacolo teatrale, sto parlando di I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo. Io passavo alle medie, le ore di informatica assieme a un compagno di informatica, che a un compagno di classe, perdon, che mi si affiancava e mi chiedeva regolarmente, per tutta l'ora, di fargli le imitazioni degli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, comprese le onomatopee, compresi i suoni. E probabilmente per alcune cose ancora sarei in grado di farle. Ho sotto aiaia e compagnia bella. Aldo, Giovanni e Giacomo, li adoro. È il tipo di comicità con cui sono cresciuto, è il tipo di comicità con cui mi interfaccio con gli amici dell'elementare, della scuola, delle medie, poi sono diventate anche delle superiori in realtà, è il tipo di comicità che mi ha plasmato per certi versi, in parte distruggendomi e in parte invece rendendomi quello che sono e quindi capace anche di fare un po' di autoironia, tutto sommato. I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo è lo spettacolo teatrale, forse assieme a Tell Kiel e Tell Un, lo spettacolo teatrale successivo, più famoso. I Corti risale al 1996, Tell Kiel e Tell Un al 99. In questo insieme di sketch, fondamentalmente, alcuni probabilmente derivati da loro lavori precedenti, loro nascono tutto sommato con il circolo di Paolo Rossi e con gli sketch presso Mai Dire, presso il filone dei Mai Dire, con la Jalapa's Band. E poi si sono derivati da soli e hanno trovato il modo di farsi piacere al grande pubblico da soli, senza l'ausilio di voci fuori campo o cose del genere. Probabilmente la mia mancanza di nozione in merito alla Jalapa's Band, in realtà, che ho seguito soltanto negli ultimi anni, diciamo, delle loro principali produzioni di Mai Dire, si fa sentire qua. Io non sono in grado, in realtà, di riconoscere per bene quelli che sono gli sketch importati dai tempi del Circo di Paolo Rossi o ai tempi di Mai Dire. Per me, fondamentalmente, il loro punto di partenza è con i corti. E è un insieme di sketch assolutamente divertente, un insieme di sketch umoristici, appunto, con in realtà un contenitore, ovvero loro che sono a teatro, che vanno a teatro a vedere uno spettacolo e che nel frattempo, fra uno sketch e l'altro, si prendono in giro e se ne fanno di tutti i colori. Con assieme anche il contributo di Marina Massironi, che all'epoca veniva anche lei veniva parte del trio fondamentalmente, difatti poi ha collaborato con loro anche oltre che per questo spettacolo, per altri spettacoli e ha collaborato anche per i film che hanno fatto. Fra tutti i film veri e propri, forse io preferisco Chiedimi se sono felice, fra tutti quanti. E successivamente, poi, dopo il tempo di Marina Massironi, c'è stata la Silvana Fallisi invece che ha contribuito, soprattutto nelle ultime produzioni. Questo trio comico, come ho detto, io lo adoro perché sono cresciuto con loro. Mi hanno plasmato il mio modo di fare, il mio modo di concepire la comicità, tutto sommato, e mi hanno appassionato, mi hanno divertito. Sia l'ipocondriaco Giacomo, sia l'Aldo così terrone, sia il Giovanni così puntiglioso che brilla fin troppo, tutto sommato, sono le macchiette comiche
che sono un po' il mio punto di riferimento e che lo sono stati soprattutto appunto per quando ero nel periodo elementare e medie. Hanno fatto diversi film comunque, hanno fatto diversi film, le loro principali interpretazioni sono nel quel film che forse li ha resi così cinematograficamente popolari, ovvero Tre uomini e una gamba, per certi versi forse il loro migliore, se vogliamo. Poi c'è stato Così è la vita, c'è stata una loro parte, seppur ridotta in tutti i momenti deficiente, c'è stato Chiedimi se sono felice, appunto, quello che forse a livello di film è il mio preferito dei loro, La leggenda di Hal e John e Jack, brillante, in cui loro interpretano dei personaggi che facevano parte di uno sketch nello sketch nei film precedenti. Molto carino, tu la conosci Claudia, così come il Cosmo sul Comò, che però è episodio tendenzialmente. C'è poi stato La banda dei Babbi Natale, Enrico il povero maggiordomo, Fuga da Roma Park, che personalmente non mi è piaciuto molto, che in realtà sfruttava poi anche spettacoli più recenti e riprendeva parecchio soprattutto dei lavori del passato, e poi Odio l'estate, l'ultimo film che ho visto di recente che mi è piaciuto così tanto. Però, ripeto, la loro base è il teatro, la loro base è il teatro, e difatti i corti di Aldo Giovanni e Giacomo e Tahi Chi Elty Lun sono secondo me i loro lavori migliori. Malgrado anche Potevo rimanere offeso, Unplugged, Ammutta Muddica, The Best of Aldo Giovanni e Giacomo, comunque hanno una loro valenza. Aldo Giovanni e Giacomo non gli sarà mai a sufficienza riconoscente per le risate che mi hanno fatto fare e per l'intrattenimento che mi hanno regalato. E non posso che consigliare a tutti di recuperarsi i loro lavori. Fra tutti, appunto, forse quello che è il più, per certi versi, originale, il più fresco, anche più giovane ovviamente, e quello più rappresentativo in generale della loro comicità, che è appunto i corti di Aldo Giovanni e Giacomo. Recuperateveli tutti.